Diciamo che è stata una vera sorpresa perché in una giornata ordinaria di lavoro abbiamo scoperto che oggi sarebbe arrivato a Lugo il Presidente della Repubblica. E per noi è stata un'emozione, ovviamente ci ha ringraziato in particolare noi e il volontariato. Erano presenti oggi con noi Nuvola e Vigili del Fuoco perché ancora dal 19 di maggio stiamo presidiando a Lugo. In questo momento siamo occupati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti, quindi costantemente siamo presenti. Le operazioni continuano con la collaborazione di Dolomiti Ambiente e l'obiettivo è quello di ridurre e eliminare nel centro storico e nelle zone periferiche della cittadina l'accumulo, la grossa quantità di immondizie che sono state depositate nel centro, che stanno anche creando dei problemi ambientali oltre che sanitari. L'impegno è stato molto, molto forte con la presenza del sistema della protezione civile, però siamo anche soddisfatti di aver fatto un ottimo lavoro e principalmente di aver avuto delle forti apprezzamenti da parte di tutta la popolazione che ci ha dato veramente tanti atteggiamenti di stima e di gratitudine, di riconoscenza. Allora, oggi l'incontro in Mattarella, una forte emozione, ma il lavoro continua. Dobbiamo occuparci della prevenzione presso i depositi temporanei di rifiuti fatti dalla provincia e essendo molto molto grandi, molto estesi, è un lavoro abbastanza pericoloso perché i rifiuti sono di vario genere, quali solventi, vernici e il carico di incendio è importante e allora è un lavoro che si protrae per i prossimi giorni. Allora, noi siamo qua principalmente per dare supporto logistico con la preparazione dei pasti per i volontari trentini che sono scesi per dare una mano per la raccolta dei rifiuti. Ed è un bel impegno. Ed è un grande impegno, perché siamo da 3 settimane che siamo qua impegnati sia per la preparazione dei pasti per i volontari che vengono lì al nostro centro, sia anche come supporto con bevande fresche e frutta ai volontari che si trovano dislocati su tutta la zona per questa raccolta di rifiuti. Il contatto con la gente del posto è stato abbastanza toccante perché vedi proprio gente che ha in difficoltà e queste sono cose che rimangono dentro e non si riescono a cancellare velocemente. Saranno ricordi ed emozioni che rimarranno sempre dentro di me.